Ma basta, basta, ve lo scongiuro, basta. Iniziamo a fare le cose serie. Ancora? Cioè, veramente, ma è possibile che al 20... Quanti ne abbiamo oggi? Quanti ne abbiamo? Al 26 di giugno è vero che il calciomercato inizia ufficialmente il 1° di luglio, però sappiamo che si inizia a fare qualcosina prima. Il 26 di giugno siamo ancora... Iniziamo a trattare... L'alternativa Zirze, Lukaku, che c'ha Zek? Ma poi può essere l'alternativa di Zirze, Lukaku. Al massimo può essere un contorno. Tu prendi Zirze e poi vuoi prendere Lukaku all'ultimo perché non sa dove andare, ti dispiace, magari giusto per tenerlo al posto di Jovic. Queste erano le operazioni che faceva il Milan una volta. Cioè adesso ci dobbiamo. Siamo ancora qui a parlare Lukaku al Milan? Oh, veramente ragazzi. Ma poi lo stipendio di Lukaku costa il doppio delle commissioni di Zirze. Ma dove le prendono queste notizie? Abbiate pietà di noi. Belli siete, ragazzi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati qua sul canale dal nostro amico Naic. No, nella casa, nel cantiere, perché sono. Sto imbiancando, sono in un cantiere, nel cantiere del pane Balù, c'è anche un cane sottofondo che sta abbaiando. Ragazzi, insomma, è da ieri sera che circolava già questa indiscrezione, questa ennesima indiscrezione, perché oramai Lukaku, te lo mettono sempre dentro. Quando non ci sono notizie, Lukaku al Milan. Cioè, non è la prima volta, l'anno scorso, l'anno prima, quest'anno, poi dopo è andato tutto scemando, adesso è ritornato di moda. Ogni tanto lo danno. Insomma, ieri è uscita questa indiscrezione, ma adesso ne stanno parlando tutti. Non dico che è ufficiale, però sembrerebbe veramente concreto l'interesse del Milan su Lukaku. A me mi viene veramente da sorridere e ne voglio parlare e condividerlo insieme a voi. Prima di cominciare, ragazzi, fatemi una cortesia, abbiate pietà di me, iscrivetevi al canale perché ho notato che ci sono un sacco di persone che mi seguono ma non sono iscritte. Ragazzi, è gratuito, non costa nulla. Oltretutto, facendolo, consumate una caloria perché dovete pigiare un paio di bottoni, non si sa mai, ma può sempre servire. Perciò, iscrizione e attivazione della campanella, ragazzi, così quella vi avviso ogni qualvolta io pubblico un video. Mettete un bel like, anche quello è molto importante. E ragazzi, mi raccomando, soprattutto i milanisti, ma anche i non, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa ennesima indiscrezione di Lukaku al Milan, ragazzi, veramente. È clamoroso, io ne voglio parlare insieme a voi, voglio appunto sfogarmi, visto che sono qua sul lavoro solo soletto, e insomma, devo essere sincero, cioè essere ancora qua il 26 di giugno e sentire che nei TG, nei siti, ovunque parlano di un interesse concreto del Milan su Lukaku, a me mi viene da sorridere. L'alternativa, ma poi l'alternativa di Zirze, cioè io veramente queste sono cose che non riesco a capire, ma tu non vuoi pagare 15 milioni di commissione per poi tuffarti su Lukaku che guadagna, quanto guadagna Lukaku? 20 milioni all'anno, 10, 12, 14, 12. Tu dai lo stipendio a Lukaku e hai pagato le commissioni di Zirze, non di, cioè, poi però io non do contro Lukaku, a me non mi piace, non mi è mai piaciuto come giocatore, non è un giocatore che mi fa impazzire, però insomma i numeri sono dalla sua parte. Comunque lui ha una media di un gol a partita, perciò il suo lo fa sempre, il suo lavoro lo fa. È goffo, non è bellissimo da vedere veramente perché non ha classe, non ha, però fa i gol, quello che serve. L'attaccante deve fare quello, perciò c'è chi si accontenta, va bene anche Lukaku. Ma io non parlo a livello tattico, io voglio capire il nesso, cioè io voglio capire, ma se il Milan. Dice che è troppa una commissione e ci torto ragione, io gli posso anche dare ragione, effettivamente forse è un po' troppo, però hai deciso che è troppa, non vuoi andare oltre 8, 7, 8 milioni di commissione, a 15 non vuoi arrivare per Zirze,
E poi ti tuffi su Lukaku. 32 anni, ne prende 12 all'anno. Oltretutto, il Chelsea non vuole darlo in prestito, perciò mi sa che ha ancora un anno di contratto. Molto probabilmente qualcosina gliela dovrei dare, così te lo prendi direttamente. Ma poi chi è che lo va a convincere a Lukaku? Ibrahimovic, così si pigliano a testate mentre fanno il colloquio di lavoro. Ma io veramente, ragazzi, ma non riesco a capire da dove escono queste notizie. Se sono veritiere o se o, perché se sono veritiere c'è qualcosa che non va dentro il club veramente, perché a livello strategico e a livello veramente non si può. Se invece sono buttate lì per magari riempire pagine di giornale, riempire minuti al TG, va bene, allora il gioco ci può stare, per l'amor di Dio, ci fate incazzare sempre a noi milanisti. Però ragazzi, è triste pensare che il Milan sta ancora pensando a Lukaku, cioè molto probabilmente il Milan continua a volere Zirkzee, però non gli vuole dare i soldi che vuole il procuratore di Zirkzee, e non ha neanche un'alternativa. E ogni due per tre ne esce una nuova, oggi è Lukaku, era già uscito, insomma, poi fanno un po' adesso, tra poco tornerà di moda il ritorno di Giroud, o magari gli daremo, non so, la 9 a Ibrahimovic, qualche partita la viene a fare lui. Cioè, ragazzi, il Milan non ha un piano B, C, D. Una squadra di livello come il Milan, quando tu punti un giocatore devi sempre avere il piano A, che è il tuo giocatore forte, però il piano B, il piano C, il Milan non ce l'ha. Cioè, il Milan ogni tanto, quando è, poi sì, ma sembra quasi che vuoi fare il dispettoso. No, 15 non te li do io non do, piuttosto ne do 15 a Lukaku, ma non te li do per la commissione a te. Ma perché? Ma tu lo vuoi il giocatore? Lo vuoi il giocatore? Cioè, abbiamo visto in giro che anche andare su altri profili, tipo Jimenez, piuttosto che altri giocatori, ci vogliono 60, 70, 65, 55 milioni di euro. Zirkzee costa 40 e il procuratore è stato bravo a mettere una commissione così bassa, come si dice, non una commissione così bassa, una clausola così bassa per poi tenere un po' più alte le commissioni. 40 più 15 sono 55, sono i prezzi di mercato. Se vuoi una grande punta, una punta forte, sono quelli i prezzi. Se tu sei convinto di Zirkzee, te lo devi prendere, non puoi sfilorciare, perché se tu, allora tu ti sei convinto su Zirkzee solo perché c'era come si chiama, la clausola da 40 milioni, non perché ti piaceva il giocatore. Eh sì, perché se tu dopo hai uscito fuori i 15 milioni di clausola, non li vuoi pagare? E allora c'è qualcosa che non quadra. Io, ragazzi, veramente, i 15 milioni di cauzione, non di clausola. La clausola è da 40 milioni e poi ce ne sono 15 di cauzione. I prezzi per un grande attaccante sono quelli, giovane, di prospettiva, che ha fatto già bene nel campionato italiano. Ma prendilo! Ma possiamo ancora vedere Lukaku? No, ragazzi, veramente, ma si può ancora vedere Lukaku al Milan? Ma Lukaku lo fai felice i tifosi milanisti se dopo aver preso Zirkzee, dopo aver preso un forte centrocampista e dopo aver preso il tuo difensore, hai finito il tuo mercato, perché bene o male sono quelle la spina dorsale della squadra che ti manca, sono quelli che devi prendere. Poi avanza un Lukaku che non si sa dove deve andare, lo vuoi prendere per tenerlo lì? Ma i Milan sono contenti se fai un'operazione così. Ma se tu non riesci a prendere Zirkzee, piombi su Lukaku, non si capisce il motivo. Con che criterio ti presenti con Luca? Veramente diventa difficile pensare a una cosa seria. A me non mi sembra per nulla serio né la notizia, ma se veramente è così, non è serio chi lavora dentro la società Milan. Non se ne può più. Al 26, qui ci sono squadre che già hanno quasi concluso il loro calciomercato. C'è l'Inter che ne ha presi due e ha presi a gennaio. Uno dal Genoa è solo addirittura d'arrivo, basta, sta rinnovando quelli che tutti li vogliono e così non se ne vanno. E noi siamo ancora qua che il nostro primo obiettivo, Zirkzee, ma ancora non abbiamo chiuso, perché dobbiamo vedere se riusciamo a spilorciare qualche centesimo in meno, ragazzi. E se non si dovesse riuscire, allora andiamo su Lukaku. Abbiate pietà di noi, ragazzi, per favore, abbiate pietà di noi. Va bene, ragazzi, ero sinceramente molto stanco, no? Un lavoro abbastanza impegnativo questo.
Mi sono fermato a mangiucchiare qualcosina, sono andato a vedere qualche notizia e ho visto ancora. Già l'avevo vista ieri sera, ho fatto finta di niente e me ne sono andato a letto. Dai, qua si sarà la solita cagata. E me ne sono andato a letto. Stamattina non ho avuto tempo, adesso mi sono fermato a letto e ho detto no, va bene, ragazzi, allora è vero? No, non va bene, non va bene. Ragazzi, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ci vediamo più tardi per qualche altra news, speriamo non l'ufficialità di Lukaku al Milan. Ditemi la vostra nei commenti, un bel like al video, come dico sempre io, belli siete!